nostro piccolo progetto ci occorrerà del cotone colori a scelta per realizzare il cestino e i mini gomitolini, una base per cameo, della stoffa in tinta con il colore che abbiamo deciso di utilizzare per i gomitolini, stoff tape, questo io l'ho acquistato da Tiger quando sono andata a Napoli, un pennellino per spalmare la colla vinilica, la pistola per la colla caldo, la colla vinilica e infine l'uncinetto adatto a lavorare il cotone che abbiamo deciso di utilizzare. Io sto utilizzando un uncinetto numero 2,5 e un cotone numero 5. Cominciamo con il cestino e avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Utilizziamo un filato di diverso colore per segnare l'inizio di ogni giro e a questo punto continuiamo a lavorare con 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, ripetiamo 18 maglie basse per i prossimi 4 giri. Terminati i 4 giri di 18 maglie basse, continuiamo lavorando 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, ripetiamo 24 maglie basse per i prossimi 3 giri. Terminato il giro di 24 maglie basse, possiamo appianare il nostro lavoro, tagliare il filo e chiudere il lavoro. Iniziamo realizzando un anello magico di 6 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Utilizziamo un filo di diverso colore per segnare l'inizio del giro. Continuiamo realizzando una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse. Terminato il giro con 9 maglie basse, ripetiamo 9 maglie basse per i prossimi 5 giri. Terminati i 5 giri di 9 maglie basse, possiamo imbottire leggermente il nostro lavoro. Dopo aver imbottito leggermente, continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 6 maglie basse. Terminato il giro con 6 maglie basse, possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Chiudiamo il forellino rimasto con ago e filo.